Buonasera a tutti, oggi siamo qui con l'ambasciatore Alberto Bradanini, ex ambasciatore per l'Italia in Iran ed ex ambasciatore in Cina. Alberto Bradanini, buonasera e bentornato fra di noi. Buonasera a voi tutti, buonasera Margherita. Come prima cosa io le vorrei fare una domanda abbastanza generica per fare un po' il quadro della situazione. Abbiamo visto negli ultimi mesi una alleanza sempre più netta, sempre più evidente tra Russia e Cina, ma nello stesso tempo anche tra Cina ed Iran. Sappiamo che i legami tra Russia ed Iran c'erano comunque già per diversi motivi, anche per la situazione in Siria. A questo punto stiamo notando due blocchi differenti, cioè i paesi atlantici e i paesi dell'est, che in qualche modo è come se si stiano scontrando tra di loro in maniera sempre più netta. E in un mondo, tra l'altro, che sta andando verso la follia, come se sbattesse un po' le ali, un po' di qua e un po' di là, come se stesse agonizzando. Cosa sta succedendo, ambasciatore? Dove stiamo andando? E come mai si sente il bisogno di queste alleanze così forti rispetto a prima? Ma il quadro è complesso, eppure leggibile, nonostante tutto. Cina e Russia hanno scoperto una cointeressenza molto forte, in particolare a partire dagli anni 90 e i primi anni del 2000, in ragione insomma, della pervasività americana che è cresciuta. Per via della circostanza che il mondo diventa più plurale e la superpotenza americana non riesce a controllare tutte le aree del mondo, tutti i paesi del mondo. Ma questa vicinanza tra Cina e Russia si è accentuata ancora di più con la crisi ucraina del 2014, quando i due paesi hanno scoperto una serie di complementarità. La Cina ha bisogno di energia, ha bisogno di petrolio, ma soprattutto comunque molto anche di gas e la Russia è ricca di energia. Per di più il gas che arriva dalla Russia non deve attraversare zone controllate dagli americani e questo è un grande vantaggio. C'è una forte alleanza militare tra i due paesi. Scambi di tecnologia, acquisti di armamenti russi da parte cinese e vi è anche una complementarità per quanto riguarda il commercio, perché la Russia ha bisogno di beni finiti e la Cina è la fabbrica del mondo, come sappiamo. Semmai la Russia avrebbe una complementarità anche nei riguardi dell'Europa, perché anche noi abbiamo bisogno di energia. Produciamo beni finiti di lusso, di qualità, diciamo, e soprattutto macchinari, e la Russia ha bisogno di tutto ciò. Ma per qualche ragione, l'Europa, considera la Russia un paese ostile. La ragione poi è molto semplice, perché questo le viene imposto, dagli Stati Uniti d'America, che hanno, l'incubo di una, alleanza strategica, di una integrazione, graduale. E accentuata tra Russia e Europa, che relegherebbe gli Stati Uniti al di là dell'Atlantico in una posizione marginale. E è per questa ragione che, mentre nei primi anni 2000 vi era stato un avvicinamento tra la Russia e la NATO e il mondo occidentale, persino gli Stati Uniti d'America, il G7 si chiamava G8, come ricorderete. E la Russia era diventata addirittura osservatore della NATO. Poi improvvisamente c'è stato questo reset e quindi una rivalutazione di questa alleanza che, come dicevo, rischiava di rendere troppo integrate queste due aree, questi due territori, Russia ed Europa occidentale, rendendo non solo marginale l'America, ma producendo forse anche qualche altro danno, qualche altro fattore di conseguenza, e vale a dire
riposizionamento della NATO, perché a quel punto la NATO non avrebbe trovato più alcuna nazione ostile su cui basare la sua esistenza. Con questo reset, gli americani hanno voluto ristabilire le distanze. La NATO deve continuare ad essere uno strumento di espansione militare americana nel mondo, impedire all'Europa di immaginare, in realtà questo non avverrebbe anche per altre ragioni, una sua indipendenza militare, politica, militare ed economica. E continuare quindi a individuare dei nemici che diano valorazione all'esistenza della NATO. Il nemico è stato individuato fino a qualche anno fa, soprattutto nella Russia. Oggi invece c'è stato un capovolgimento di posizioni. È la Cina che è stata definita nazione ostile, e la NATO e quindi avrebbe, diciamo, rivisto la sua missione originale, quindi non più contro l'orso russo, sovietico, si diceva una volta, ma contro una nazione lontana che non ha nessuna intenzione, nessuna capacità, nessuna volontà di aggredire alcuna nazione europea, per la verità neanche non europee. Quindi vi è dietro una mitologia del pericolo che viene costruita deliberatamente dalla macchina della menzogna americana, dalla manipolazione mediatica quotidiana che dipinge sia la Russia che la Cina, che hanno il loro percorso storico, economico, istituzionale, ideologico, ma che non per questa ragione, non per la circostanza di essere diverse da una nazione occidentale, non per questa ragione sono nazioni minacciose, nazioni nemiche, nazioni ostili. Ecco, tra di loro, quindi, queste due nazioni non solo hanno scoperto, e ho finito, una forte complementarità economica, energetica, militare, addirittura scambi transfrontalieri molto attivi che portano beneficio alle due parti, ma hanno basato questa loro complementarità su una urgenza comune, e cioè il contenimento della pervasività americana che si fa sentire pesantemente su entrambi, non solo con pressioni militari, con le flotte che vanno dappertutto, ma anche con la politica sanzionatoria, perché gli americani hanno la cattiva abitudine di sanzionare tutti coloro che non concordano con il loro punto di vista. Le sanzioni, semmai, dovrebbero essere decise da una organizzazione, da un organismo internazionale neutro, terzo rispetto a una nazione o un paese contrapposto. Questo dovrebbe quindi avvenire con l'intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oppure per ragioni di competenze specifiche da parte di altre organizzazioni facenti parte della famiglia delle Nazioni Unite. E invece gli americani, come sappiamo, da decenni decidono autonomamente chi merita il loro plauso e chi invece merita la loro condanna. E le sanzioni qualche volta sono delle punture di spillo che servono soltanto per fini elettorali, per far vincere o perdere il candidato di turno in America. Altre volte però fanno male, come per esempio contro Cuba o contro paesi minori come il Venezuela e anche l'Iran, sebbene l'Iran abbia dimostrato di possedere strumenti insomma, per difendersi molto meglio. Ambasciatore Grevy, comunque ci ha descritto una Cina positiva che non ha, di cui noi non dovremmo tenere, ma quello che ci viene descritto qui da noi è un'altra cosa, perché per noi sono importanti i diritti umani. Pare che i cinesi non li rispettino, quantomeno non li rispettino come noi, e quindi c'è questa famosa questione dello Xinjiang. E cosa ci può dire a riguardo?
Ma guardi, se si legge la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci si rende immediatamente conto che il primo diritto è il diritto alla vita, seguito subito dopo del diritto ad avere il cibo, possibilmente 2 o 3 volte al giorno, e poi magari un tetto sopra la testa dove ripararsi dal caldo o dal freddo. E magari un altro diritto fondamentale potrebbe essere curato, andare in ospedale se ci si sente male. Ecco, in funzione, ben inteso, delle ricchezze delle diverse nazioni, non tutte si possono permettere un'assistenza sanitaria d'avanguardia, però questo potrebbe essere, insomma, il diritto fondamentale, direi più importante, soprattutto per i paesi poveri, per i paesi emergenti, rispetto al diritto alla libertà o al diritto all'espressione politica, partiti politici alternativi e così via, che anche questi sono diritti importanti. Noi sappiamo quanto importanti sono, stando da questa parte del mondo. Tuttavia, ogni paese ha la sua storia, e questa storia è stata una storia talvolta di sofferenza e di miseria. E quindi la Cina ricorda bene quando alcuni decenni fa il paese giaceva in condizioni misere, le campagne sterminate cinesi vivevano una povertà estrema. Si parla addirittura di casi di cannibalismo negli anni della cosiddetta rivoluzione culturale. Ecco, ma se si va indietro nei decenni, il secolo scorso e ancora prima, questa è stata una realtà ontologica, si potrebbe dire, della Cina, la povertà estrema ai limiti della sopravvivenza. E quindi questa ricchezza di cui gode la Cina è un traguardo straordinario che va valutato e che, come tutte le cose, ha avuto un costo. Diceva Mao Zedong che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Ebbene, neanche l'uscita dal sottosviluppo è un pranzo di gala. Ci sono dei costi. In Occidente, i paesi che hanno abbracciato il sistema capitalistico e hanno tentato di uscire dal sottosviluppo, non ci sono riusciti. Ci sono pochissimi casi. Sono casi che sono rientrati, diciamo, nella vantaggiosa divisione del lavoro a livello internazionale, come la Corea del Sud, Taiwan, Singapore, insomma, piccoli paesi, città-stato, ma tutta l'Africa il Centro e Sud America si trovano ancora in condizioni di sostanziale sottosviluppo. Ecco, quindi, per non parlare dell'India, il rapporto tra India e Cina, ormai i due paesi hanno quasi la stessa densità demografica, consistenza demografica. Ebbene, i due paesi alla fine degli anni 40, dopo la guerra, erano partiti con lo stesso livello di ricchezza o di povertà, e oggi l'economia indiana vale il 19% di quella cinese. Quindi si può capire qual è stato il grado di sviluppo della Cina, che ha fatto uscire dalla povertà estrema, come dicevo prima, 1 miliardo di persone. Ecco, ci sono dei costi, e non solo dei costi, ci sono delle tappe. Evidentemente, noi auspichiamo che le tappe future, insomma, impongano, spingano il Partito Comunista Cinese ad affrontare anche il tema della partecipazione politica effettiva e il tema della libertà. Noi teniamo, sappiamo che anche questo è un valore. Però diamo tempo al tempo. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Quando si parla di libertà, quando il messaggio diciamo occidentale o americano-centrico spende la terminologia libertà, ebbene intende in realtà un'altra cosa. Il liberalismo occidentale, il contrattualismo diciamo liberale di stampo anglosassone, nato nel Settecento in Inghilterra, con Hume e poi David Hume, un grande filosofo, anche economista, e John Locke, ebbene, quella filosofia di allora parlava
della necessità che lo Stato garantisse appunto la libertà, ma uno di questi diritti era il diritto alla proprietà, diritto alla proprietà addirittura illimitata, che doveva essere garantito dallo Stato. Quindi quando l'Occidente lancia il grido viva la libertà o insomma dobbiamo difendere i diritti umani, ebbene i partiti che in Cina, ma anche in Russia, i partiti che rappresentano il ceto recentemente arricchito, ecco, coloro che in questi paesi possono essere chiamati il partito americano, il partito occidentale, perché ci sono anche lì, ebbene, loro capiscono bene qual è il messaggio. Il messaggio è che dobbiamo far avanzare il liberismo, il neoliberismo addirittura, far entrare il capitalismo occidentale, che è l'unico modo per conquistare il potere in questi paesi, il potere in particolare politico e quindi anche economico, o se si vuole anche al contrario, i due binari vanno avanti insieme. Ricordo, ed ho finito, che in Occidente il potere è saldamente nelle mani del corporativismo privato, che detta l'agenda politica anche al mondo delle istituzioni e ai governi, mentre in Cina e anche in parte in paesi istituzionalmente diversi come la Russia, il potere è sostanzialmente nelle mani dello Stato, della classe di Stato. In Cina la classe di Stato è rappresentata dal partito, dalla burocrazia in senso lato e dalle aziende pubbliche che sono la cassaforte del paese. E questa è la ragione per la quale quando c'è una successione, quando una generazione di leaders deve passare il testimone alla generazione successiva, vi sono dei rischi di destabilizzazione, perché insieme al potere politico passa di mano anche il controllo sugli asset sociali ed economici, finanziari del paese. Mentre in Occidente che vinca Biden o Trump è come quando si ordina la Coca-Cola o la Pepsi-Cola al bar. La differenza è solo il numero delle bollicine che si sprigionano dalla lattina. In realtà in America chi comanda, come dicevo, è il corporativismo privato e ci possono essere delle differenze, ma queste differenze sono marginali rispetto al dominio che non passa certamente di mano. Tanto è vero che basta guardare i dati, Wall Street finanzia contemporaneamente sia un partito che l'altro e la borsa valori di New York, la più grande del mondo, non ha fatto nessuna grinfa, diciamo. Non ha modificato nessun muscolo della propria consistenza, sia nei giorni prima che nei giorni dopo la vittoria di Joe Biden, ma neanche ai tempi di Trump, quando fu sconfitta la Hillary Clinton. Ecco, quindi se si guarda il rapporto tra queste grandi nazioni sotto questa lente, allora si può anche capire, dare una diversa dimensionalità, potremmo dire, alla nozione di diritti umani. E l'ho finito dicendo, ribadendo addirittura, perché l'ho già detto, che questo non significa negare la valenza di alcuni valori che sono concentrati nella nozione di diritto umano. Certamente sappiamo bene che la libertà è un valore e aggiungerei, sappiamo bene che la Cina, sotto questo profilo, ha ancora una strada da percorrere. Però appunto lasciamo tempo al tempo e non creiamo soprattutto delle contrapposizioni pericolose, perché non bisogna mai dimenticare che viviamo nell'epoca atomica e quindi se succede qualcosa tra grandi potenze salta in aria l'intero pianeta. Quindi lei non crede che la grande finanza oppure le grandi famiglie, le grandi elite che hanno sempre dominato il mondo, abbiano in qualche modo negli ultimi anni influenzato anche il potere in Cina?
In Cina la proprietà privata non esiste nella nozione come noi la interpretiamo in Occidente. Non solo, come ho detto, in Occidente la grande proprietà privata domina la sfera politica, i media e anche il mondo dell'accademia. Ci sono delle eccezioni, per inteso, ci sono insomma degli ambiti di assoluta libertà critica, persino nella politica, ci sono nei media. Insomma, voi siete una testimonianza di questo, ci sono anche persino nel mondo accademico, ma non fanno la differenza, come sappiamo. Ecco, in Cina la grande proprietà, i grandi gruppi che controllano i grandi settori strategici del paese sono tutti in mano pubblica. Ci sono però anche delle aziende private, la più nota è Huawei, ma anche Alibaba. Ebbene, queste aziende non sono però aziende private al 100%. Alcuni mesi fa ricorderemo che Jack Ma, che è stato il fondatore e uno dei leader di Alibaba, è improvvisamente scomparso dalla scena ed è ricomparso dopo un paio di mesi con dei propositi molto più, diciamo, allineati alle politiche del governo. Qual è stato il segnale? Il segnale è stato che un grande gruppo come Alibaba, che sta diventando ormai anche una potenza finanziaria, non soltanto di servizi, diciamo, di sostegno al consumo, alle imprese o agli individui singoli, ebbene una forza industriale e finanziaria di tal genere deve seguire le politiche del governo, non può fare di testa sua. Qualcuno in Occidente dirà che questa è una forzatura, perché la proprietà privata deve essere tale e il padrone fa quello che vuole. In realtà, anche persino la Costituzione italiana dice che la proprietà, al di là di una certa soglia, deve avere una funzione sociale. Figuriamoci in Cina. E il signor Jack Ma voleva fare una IPO che avrebbe creato una situazione di monopolio, diciamo discriminatamente vantaggiosa a danno di altre società. Ebbene, è intervenuto, a modo suo. Avremmo forse qualcosa da ridire in proposito, però il concetto, il messaggio è ben chiaro. La grande proprietà al di sopra di un certo livello deve essere controllata dall'altro. Deve avere una funzione sociale, non può superare certi diciamo, soglie di potere che possono influenzare la vita del paese oltre misura, perché ricordiamo che è il livello politico che deve decidere quelle misure, quei provvedimenti che vanno a vantaggio della maggioranza della popolazione. Mentre le aziende private, ben inteso, perseguono soltanto il profitto in Occidente, ma certamente anche in Cina. Si vocifera però che questo beneamato Covid-19 sia nato in Cina e sia stato causato dalla Cina in qualche modo. Si dice che sia partito da Wuhan o da un laboratorio oppure da un mercato. Che ruolo ha avuto la Cina in questa storia? Ma guardi, io non sono un esperto virologo, ce ne sono già abbastanza in televisione, veramente non vorrei aggiungere la mia persona, così molto umile sotto questo punto di vista, sono un modesto osservatore come tutti voi. Noto però una cosa, che in tutta evidenza, insomma, che sia uscito da un laboratorio oppure da questo mercato, dal pangolino, non so da quale altro animale, comunque si è trattato di un incidente. Nessuno, credo, persino se fosse la mano americana, perché questo laboratorio di Wuhan aveva anche dei finanziamenti americani. Anche in questo caso riterrei che si è trattato di un incidente, perché per ovvie ragioni, a meno che non l'abbia fatto un pazzo, si tratta di una sorta di arma biologica che attraversa tutte le frontiere, arriva ovunque. Quindi chi l'ha fatto deliberatamente, insomma, o non ci stava con la testa, oppure insomma, chissà cosa aveva in mente. Quindi questa è la premessa. In realtà potrei osservare, insomma, potrei dire altre banalità che voi sapete meglio di me, ma potrei invece fare un'altra osservazione. Poiché questo virus è una sorta di arma biologica,
E non dobbiamo guardare al Covid-19, a mio avviso, dovremmo guardare al Covid-20, e cioè al prossimo virus. E allora, per diciamo, attrezzarci per gestire per i nostri, non so, figli, per i nostri nipoti, chissà, magari anche prima, tra qualche anno, saremo forse anche ancora in vita, ebbene, noi dovremmo riflettere un po' su quello che è successo. Allora, quello che mi viene in mente è che la prima cosa che dovremmo fare è riconquistare la gestione del quadro generale, diciamo così, che riguarda i virus a carico dello Stato. Lo Stato deve riconquistare la capacità di investire nella ricerca per capire come funzionano i virus e per eventualmente essere in grado di reagire nel caso in cui sorgesse il successore del Covid-19. Quindi gli stati, tutti gli stati al mondo, la Cina in realtà lo fa già, la Russia in buona sostanza, ma l'Occidente no, l'Occidente è nelle mani delle Big Pharma, delle corporazioni farmaceutiche private che decidono se investire in un vaccino, quanto investire in un vaccino dopo che era scoppiata questa pandemia, come viene chiamata, o comunque questo virus ha cominciato a diffondersi, e decidono quindi che genere di virus deve essere combattuto, in che modo, che genere di vaccino deve essere studiato, decidono qual è il costo di questo vaccino se i governi lo vogliono comprare, e decidono quante dosi consegnare ad una nazione, quante ad un'altra, e così via di seguito. Ecco, questa mi sembra un'aberrazione. Dovremmo semmai anche investire, ben inteso, sulla sanità a prescindere da tutto, e cioè aumentare il numero degli ospedali. Ne abbiamo chiusi, credo, negli ultimi 10 o 15 anni, per via delle politiche di austerità dell'Unione Europea, 150 in Italia. Forse una certa, diciamo, sistematizzazione e razionalizzazione era necessaria, però poi abbiamo visto che gli ospedali non erano sufficienti, quindi forse qualcosa di sbagliato è stato fatto. E da quello che mi risulta, da un anno e mezzo o più, che o quasi, che c'è questo virus in giro per la nostra Italia, mi sembra che non sia stata assunta neanche un'infermiera negli ospedali pubblici. Si fa tanto parlare di investimenti, non so se del governo italiano o dell'Unione Europea, ma di fatto né un medico né un ingegnere né un'infermiera è stata ancora mai assunta, mai assunti in un ospedale pubblico. Invece c'è stato tutto un agitarsi di reclutamenti perché insomma sono stati chiamati a sopperire alle carenze della sanità pubblica. Ma c'è un'altra cosa ancora, di carattere ancora più generale, e cioè se questa arma, il virus, se questo, no, se questo virus, diciamo così, non è un'arma, è stato un accidente, però potrebbe diventare un'arma, abbiamo visto, potrebbe diventare un'arma perché il virus potrebbe essere reso più sofisticato e quindi diventare, diciamo così, nocivo solo per i nostri avversari a determinate condizioni, in determinati diciamo, approntamenti, chiamiamoli così, di natura biologica. Ebbene, se così è, allora perché non si pensa a fare una convenzione internazionale che controlli i laboratori di tutti i paesi al mondo, affinché laboratori biologici, affinché a nessun paese venga più in mente, venga in mente di lavorare su questi territori pericolosi, con questi materiali, con queste, diciamo, con queste materie, insomma, vive che sono i virus, senza il controllo da parte della comunità internazionale, dal momento che il virus, come dicevamo, passa la frontiera facilmente senza problemi. Esiste già una convenzione internazionale contro le armi biologiche, per la verità, se vogliamo considerare il virus un'arma biologica già ora, ma altrimenti ne facciamo una ad hoc, se per caso quella non prevede di
far rientrare nel campo di competenza anche il virus. E semmai bisognerebbe, ecco, sollecitare gli americani che, pur avendo firmato questa convenzione, però non consentono agli ispettori internazionali di verificare quello che fanno nei loro laboratori, e magari chiamare anche i paesi che di solito non firmano convenzioni internazionali su temi, diciamo, pericolosi per la comunità mondiale, come per esempio Israele, che non ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare e non ha firmato la convenzione contro le armi chimiche e, come dicevo, neanche quella contro le armi biologiche. E questo in un mondo ormai, diciamo, unito, è un grande villaggio, lo ripetiamo continuamente, non deve avvenire. Tutte le nazioni al mondo devono essere, non so, non si può fare, ben inteso, la guerra per questa ragione, anzi non si può fare per nessuna ragione, ma comunque ci dovrebbe essere una pressione da parte della comunità internazionale affinché tutte le nazioni al mondo firmino queste convenzioni fondamentali che altrimenti rischierebbero, se non tenuti sotto controllo in questi campi, di far saltare, come dicevo, il pianeta o di uccidere milioni o forse anche centinaia di milioni di uomini sulla Terra. L'Iran l'ha firmata questa convenzione, ambasciatore? Visto che Beh, parliamo molto del nucleare certo, iraniano. l'Iran ha firmato tutte queste convenzioni, la convenzione contro le armi chimiche, le armi biologiche e anche il trattato di non proliferazione nucleare. L'accordo firmato con le cinque nazioni occidentali, più la Russia, insomma, Stati Uniti. C'era il gruppo, si chiama 5 più 1, formato da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, e Russia e Cina, più 1 sarebbe l'Iran. Ebbene, questo gruppo ha messo a punto questo trattato che si chiama, con un acronimo inglese che non vi ripeto, è inutile, accordo nucleare, diciamo, tra queste nazioni e l'Iran, prevede degli impegni aggiuntivi rispetto a quelli normali che ciascun paese firmatario del trattato di non proliferazione rispetta. Quindi l'Iran rispettava già, come rispetta tuttora, i suoi impegni ordinari rispetto alla comunità internazionale nel settore della produzione nucleare pacifica. Questo accordo aggiungeva altri impegni molto complessi e articolati che pure l'Iran aveva accettato. Quindi il paese, va detto, visto che mi fa questa domanda, che ha deciso invece di stracciare questo accordo, sono stati gli Stati Uniti ancora una volta, mentre Obama, come sappiamo, era stato il promotore di questo accordo, e l'Iran aveva accettato di firmarlo nell'evidenza ulteriore, secondo loro, secondo gli iraniani, che non avevano nulla da nascondere, perché non c'è nessun laboratorio segreto in Iran, afferma il governo iraniano, che si sta occupando di lavorare sull'energia nucleare militare, ma solo sull'energia nucleare pacifica. In Iran esiste una centrale nucleare che produce energia elettrica. Nella città di Bushehr è stata costruita con l'aiuto dei russi ed è sempre stata considerata legittima anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ecco, volevo solo dare queste informazioni di carattere generale. Ha fatto bene, sicuramente, ma a questo punto però le battute sono ancora in corso per un nuovo accordo nucleare a Vienna in questo momento. Abbiamo un nuovo presidente dell'Iran. Cambierà qualcosa? In Iran, il potere è nelle mani della guida suprema e delle guardie della rivoluzione, i noti o famigerati Pasdaran.
Il presidente eletto, seppure ha una visibilità insomma, immediata anche all'estero e delle responsabilità dirette come capo del governo in tema di politiche economiche, politiche sociali, e gestione della sanità, del territorio e così via. Però sui temi fondamentali del paese. E le decisioni vengono assunte dalla guida suprema e dai guardiani della rivoluzione. Quindi, chiunque sia il presidente, in realtà il potere in Iran non cambia. Un po' come in America, chiunque insomma, occupi gli appartamenti della Casa Bianca, in realtà il potere rimane nelle mani del corporativismo privato. Ecco, in Iran. Gli iraniani, che peraltro vanno sempre meno a votare, perché ormai non credono più, insomma, nella possibilità che possa esserci un cambiamento reale attraverso le elezioni, ecco, in Iran chiunque viene eletto presidente, in realtà il potere rimane sempre dov'è, come ho detto. Quindi bisogna immaginare che queste elezioni abbiano chissà quale. Rilevanza. C'era un filosofo francese che diceva se le elezioni servissero a qualcosa le avrebbero già abolite, e questo in Occidente, figuriamoci in Iran. Certo, ci possono essere delle differenze insomma, caratteriali e anche di postura politica o economica da un presidente all'altro, e questa forse potrebbe essere l'ultima considerazione da parte mia. La decisione del sistema iraniano, del Consiglio dei Guardiani, in realtà, che è un consiglio costituzionale che le candidature alla presidenza della Repubblica prima delle elezioni, ebbene, questo Consiglio dei Guardiani aveva praticamente scartato, aveva cancellato dalla lista dei candidati e quelli che avevano più probabilità di diciamo, contendere la vittoria a Raisi, insomma il candidato che ha vinto. E questo per quale ragione? Perché a mio avviso i guardiani della rivoluzione e la guida suprema di Khamenei hanno riflettuto sulla possibilità che fosse eletto magari qualcuno che pur facendo parte, ben inteso, del sistema, pur avendo un potere limitato, come dicevo prima, però possa creare qualche dissapore, qualche contrasto all'interno del sistema. E questo è un momento delicato perché deve essere forse riesumato questo accordo nucleare, e il paese si trova in difficoltà forti dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, una disoccupazione che va crescendo pericolosamente e così via. E quindi si è valutato che il paese ai vertici non si può permettere il rischio di avere dei dissapori interni. È successo già in passato, è successo con Khatami a cavallo del secolo, un presidente considerato moderato, che voleva concedere qualche apertura e che però non è riuscito praticamente a farlo perché gli è stato impedito pesantemente anche con la violenza di muoversi in questa direzione. È successo anche con un candidato radicale come Mahmoud Ahmadinejad, il predecessore di Rouhani, il quale voleva addirittura insomma, sostituirsi in qualche maniera alla guida suprema, nella sua radicalità di posizioni religiose e anche politiche. Ebbene, neanche quello andava bene, perché il potere reputa che insomma, bisogna essere equilibrati anche quando si è radicali. Ecco, quindi, in buona sostanza, ha vinto il candidato che era stato prescelto, e questo conferma il detto che tutti in Iran conoscono che non ci sono elezioni, ma selezioni in Iran, nulla più. Bisogna essere equilibrati anche quando si è radicali, è una bella frase.
Io, ambasciatore, la ringrazio molto per essere stato con noi così tanto tempo. Avrei altre, come minimo, 400 domande da farle, sia sull'Iran che sulla Cina che su come sta andando il mondo, ma ovviamente il tempo è sempre tiranno, ma ci sarà del tempo futuro per poterci rincontrare nuovamente. E quindi la ringrazio nuovamente e le auguro un buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi tutti e buona serata.